Ciao ragazzi, eccoci tornati per una nuova puntata di Road Tripping direttamente dall'Australia. Mi sono persa per strada il mio ragazzo che sta attualmente lavorando in mezzo a un bosco come falegname. Quindi vi saluto a tutti e spero di potermi raggiungere per la prossima puntata, ma per oggi dovete accontentarvi di me. Oggi parleremo di animali, in particolare di due animali che vengono riconosciuti in tutto il mondo come simbolo dell'Australia. Mi riferisco infatti al koala e al canguro. Il koala non fa parte della famiglia degli orsi, ma fa parte di una famiglia a sé, la famiglia appunto dei koala. In Australia, prima del 1910, c'erano più di 10 milioni di esemplari in tutto lo stato. Ma poi cosa è successo? È successo che hanno cominciato a ucciderli per farci guanti, pellicce, da spedire in Canada e in Europa. Considerando che l'uomo ha distrutto più dell'80% dell'habitat naturale di questi animali, si stima che nel 2012 erano rimasti tra i 43.000 e gli 80.000 esemplari in tutto lo stato. Infatti, nonostante dal 1930 questo animale è stato dichiarato un animale vulnerabile, questo non ha impedito all'industria di continuare l'operazione di disboscamento di tantissime piante di eucalipto. Tantissimi koala sono in pericolo anche a causa della vita in generale dell'uomo. Per esempio, tantissimi muoiono ogni anno perché coinvolti in gravi incidenti autostradali. Si stima quindi che questo tipo di animale in un breve futuro potrà avere possibilità di vivere solo in centri, in parchi nazionali o negli zoo. Per quanto riguarda il canguro, invece, la situazione è molto diversa. Ma dire canguro è dire tutto e dire niente, perché ci sono più di 15 specie diverse. Per fortuna questo tipo di animale non è a rischio di estinzione, anzi totalmente il contrario. C'è stato un sovrappopolamento di queste terre da parte dei canguri, perché con l'arrivo di immigrati in Australia, che hanno cominciato a coltivare la terra e attraverso l'irrigazione dell'acqua e a rendere più abitabile l'intero stato australiano, anche i canguri si sono sentiti liberi di procreare e di diventare una delle più popolose specie di animali in Australia. Ma bisogna dire che questa specie non è esente dai pericoli. Infatti, vi racconto un aneddoto di quando sono andata a fare un viaggio nell'outback australiano. Durante il viaggio in pullman, il conducente continuava a dire a tutti: "Oh, guardate, guardate, c'è uno sleeping canguro sulla strada." Io pensavo: "Ma che carini questi canguri che dormono." In realtà, sleeping canguro era riferito a canguri che di fatto vengono investiti sulla strada e lasciati lì per ore e ore sotto la stecca del sole. E ne abbiamo visti 5 durante il nostro tragitto, e questo vi fa capire quanto sia comune in Australia investire questi animali e lasciarli semplicemente lì perché tanto ce ne sono tantissimi. Alcuni, solo pochi, si prendono la briga di controllare dopo l'incidente se nel marsupio di questi animali ci siano dei piccoli, dei cuccioli, ma tanti semplicemente se ne vanno via, prendono la macchina e non si degnano neanche di chiamare chi di dovere. Durante la nostra permanenza in Australia siamo andati a visitare due zoo, definiti parchi di protezione della fauna. Mi sono chiesta se sono favorevole a questo tipo di intrattenimento, perché di fatto si tratta di intrattenimento. Perché? Perché miliardi di turisti decidono di andare in questi zoo per farsi la foto con il koala, per farsi la foto con la tigre, con l'elefante, con il coccodrillo. Ci sono contraddizioni interne che mi fanno un po' specie. Per esempio, ci si propone di proteggere questi animali e nello stesso tempo si permette che un koala possa passare di 20 braccia in un'ora per far sì che queste persone possano farsi la foto con il koala, perché ho dei dubbi profondi che sia il miglior modo per imparare a fare la differenza per quanto riguarda il futuro di tutte queste specie e del nostro mondo in generale. Inoltre, abbiamo assistito a questo meeting dove volontaria ha tirato letteralmente fuori un pitone da un sacchetto chiuso. Era di stoffa, quindi poteva respirare, ma il sacchetto era inserito in una scatola dell'IKEA. A questo punto io non ce l'ho più fatta, ho chiesto spiegazione e la sua risposta è stata: "Ah, ma tanto noi lo facciamo perché così non possono vedere
gli animali non possono vedere cosa gli sta succedendo e non si spaventano. Sì, voglio vedere te rinchiusa in una scatola in modo tale che 20 studenti possano prenderti in braccio. Effettivamente, il centro che sono andata a visitare io non è a scopo di lucro, quindi tutti i soldi provenienti dal turismo vengono destinati all'ospedale e al programma educazionale nelle scuole, che serve appunto per rendere attenti gli uomini alle possibili conseguenze del nostro stile di vita sul futuro del nostro mondo. Infatti in questo centro c'è un ospedale dove vengono portati animali investiti, feriti, per qualsiasi ragione, vengono curati e se possibile reinseriti nel loro habitat naturale oppure tenuti a vita in cattività per ragioni mediche. Mi chiedo se di fatto non ci siano altri modi per raggiungere gli stessi scopi, quindi rendere più attente le persone riguardo il futuro di questi animali, senza per questo dare in pasto questi animali a una bolgia di turisti desiderosi solo di farsi la foto con il koala, con il serpente, con il canguro, eccetera eccetera. Se vi è piaciuto questo video e se avete riflessioni in merito, per favore scriveteci qui sotto i vostri commenti, condividetelo, soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale cliccando il link qui sopra. Grazie mille a tutti per l'attenzione e vi mando un caloroso abbraccio anche da parte di Matteo, che vi saluta tutti e non vedo l'ora di vedervi. Stay tuned e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Thank you.